certo. Allora, certo. Avevamo una scaletta con tante cose da far vedere, però mi sembra che il tema del Mose sia davvero un tema scottante, inquietante, mettetelo come volete. Abbiamo molte telefonate, le passeremo subito. Prossimano case. Io direi che il danno deve ancora venire. Cioè, a questo punto, venuto fuori questi dati tecnici, il danno sarà futuro. Questo che è successo adesso, che è un mostro, perché è una cosa che è una cosa mega galattica, è una truffa organizzata e delinquenza organizzata, e niente, perché non abbiamo risolto il problema per cui è stato fatto il Mose. Questa è la cosa fondamentale da valutare, e quindi una commissione ci vuole subito. Perché valutare se vale ancora la pena continuare e in qualche maniera rimediare, oppure con i soldi che sono... Sarà spettanza della regione di... Sicuramente non c'entra niente la regione, sicuramente. La regione la può chiedere, però. No, ma dobbiamo può chiedere, no? Come regione, come regione quello che chiederemo sicuramente al presidente Zaia, perché non può girarsi dall'altra parte, non ci possiamo girare dall'altra parte. Innanzitutto abbiamo discusso nello scorso consiglio regionale su nostra richiesta questa situazione ignobile. La richiesta la può fare la regione, deve farla con quello che è venuto fuori, non questa sera, ma stasera in maniera eclatante. Allora, siccome c'è una parte tecnica che ci dice delle cose molto preoccupanti, la controparte, cioè chi ha progettato il Mose, lo sta portando avanti, qua non c'è. Mi dice lei che è stata invitata la settimana scorsa, l'altra volta abbiamo invitato e non ci sono presentati. Questa volta non l'abbiamo fatto. Allora, ci sono due cose da fare. Uno, il consorzio Venezia Nuova va immediatamente sciolto. Quindi è come se uno l'ha scritto Stella l'altro giorno, vai da chiami l'idraulico ti ruba e ti fa male i lavori, ti fa pagare 200.000 euro per una cosa ne vale 100. Cosa fai tu? Continui con lo stesso idraulico? No, lo mandi a casa e te ne prendi un altro. Cioè, questo è il minimo. Quindi il consorzio Venezia Nuova va sciolto. Due, va fatto un'immediata verifica tecnica, perché io da persona incompetente dal punto di vista tecnico dico: cavolo, ho iniziato a fare la casa, ho fatto fino a quarto piano, cosa faccio? Ho un altro piano da fare, cerco di terminarlo. Ma quello che si dice questa sera è di una gravità inaudita. Scusi Antonio, come diceva il professor Manocasi giustamente, più addirittura delle tangenti è di una gravità. No, le tangenti. Ma il problema è che queste opere, cioè quest'opera, che onestamente questa persona di Mozzetto mi sembra una follia, già ha modificato tutto l'ecosistema di una parte della laguna, che sta creando dei problemi molto seri dal punto di vista della biologia marina, eccetera, di una cosa così delicata come la laguna di Venezia. Si va a fare un'opera di un impatto così forte, io non lo so quale genio ha pensato una cosa del genere. Ma il problema è, ma quest'opera è stata pensata per il bene di Venezia o è stata pensata per creare questo sistema che poi garantisce tutta una serie di prebende a chi deve campare per i prossimi decenni? Le faccio una domanda: come è stato pensato, l'ho visto lei, medico, all'ospedale di Padova? Ma questa è un'altra delle grandi follie, le dico io. L'ospedale di Padova, no, innanzitutto Padova un ospedale ce l'ha già, con dei reparti che sono non dignitosi, è da quarto mondo per un paese, per un'università come quella padovana. Le dico solo di venire a visitare il reparto di pediatria di Padova, che è una cosa indecente: 30 posti letto per dei bambini con due soli bagni, una struttura degli anni 50, va bene? Con i genitori costretti a dormire nelle brandine per terra la sera, quindi per i bambini e i genitori due soli bagni, e pensiamo di fare un nuovo ospedale. Benissimo, se uno mi dice ti vuoi comprare ti do la macchina nuova rispetto a quella vecchia, dico vabbè, mi prendo la macchina nuova, ma che sia fatta solo con i soldi pubblici, se poi bisogna farlo. Cioè, ma io penserei a ristrutturare quello che abbiamo già fatto. Fa pensare, Pito, la domanda dell'ospedale. No, la domanda è: a chi serve l'ospedale di Padova? No, la domanda mia è, come dicevamo, il titolo che serve ai padovani o serve a qualcuno che deve fare affari? Allora, io dico basta con questi comitati di affari. Dopo vi faccio vedere un po' di lavori che stanno e non solo, scusi, guardi, io spero che chi è inquisito e risulta poi colpevole, anche chi patteggia, scompaia dalla politica, va bene? Certo. Io parlo della parte politica, perché è una cosa intollerabile. Come diceva prima lui, io sono consigliere regionale, scusi, se a me viene una casa di cura privata e mi dà 5, 10, 20 mila euro per le mie campagne elettorali, scusa un attimo, io non li posso accettare, non li devo accettare,
va bene? Per quale motivo una casa di cura, un'azienda, uno studio professionale mi dà dei soldi? Per quale motivo? Perché ho simpatizzato. Avrà un ritorno, vorrà un ritorno. È quello che mi chiedo io. Scusi. Telefonata. È giusto? Telefonata, allora, la politica seria deve... Certo. Passo poi il telefono. Sentiamo. Pronto? Anche se le metto a bilancio. Pronto, buonasera. Con chi parliamo e da dove? Allora, io sono Enrico. Telefono da... Momentaneamente sono a Romano De Zellino, ma io sono del Lido di Venezia. Prego. Ah, la gioco in casa. E vado spessissimo a farmi delle belle passeggiate nella zona, diciamo, che è prospiciente ai lavori, cioè della parte del Lido, no? I cosiddetti alberoni. Beh, io intanto posso dire una cosa, che siccome sono anni e anni che vado là, ho notato che c'è stato un incremento della velocità delle correnti che è qualcosa di incredibile. Pazzesco. Io ho visto barchi a motore arrancare per passare la bocca di porto, questo non succedeva una volta, ecco. Ma non a parte questo, io ho fatto aspetti, ingegnere, perché succede questo, così lo spieghiamo che non si rispetta. Perché per installare quelle paratoie che sono tutte quante allo stesso livello, eccetera, hanno dovuto scavare le bocche. Cioè, mentre prima c'era un fondale che verso il cavallino era più più dolce, li hanno dovuto scalare, portare tutto allo stesso livello. Perfetto, sentiamo la telefonata perché spieghiamo anche in maniera chiara ai nostri telespettatori. Prego. Sì, no, volevo finire solo brevemente per non monopolizzare. E io ho fatto un salto sulla sedia, letteralmente, quando ho sentito che ci sono due cerniere per paratoia. Scusatemi, ma io sono uno che fai da te, ma non mi sono mai sognato di fare una porta con due cerniere, perché se una cede va fuori asse. E io mi domando cosa Dio non voglia succederà se cede una delle due cerniere, che tra l'altro non sono fatte bene perché sono fatte saldate invece che essere una fusione di bronzo, doveva essere bronzo sotto il mare, non acciaio saldato, perché le saldature sull'acciaio inox sotto il mare si rovinano, va bene? Ma a parte questo, se una cede va fuori asse sparatoia, cosa succede? Un vaiolt. Perché si crea una l'ingegnere che piano piano sposta tutto quanto, spacca tutto. Signor Enrico, questa è la mia idea, vorrei sentire l'opinione dell'ingegnere, vi saluto e vi ringrazio. Grazie, signor Enrico. Se risponde ingegnere, allora, il nostro rispettatore. Sì, allora, dunque, ci sono apposta due questioni, no? Il fatto che siano due e uno si rompe, cioè il progetto è fatto per non rompersi, cioè evidentemente se il sistema è progettato bene non si deve rompere. Sul fatto che la cerniera sia saldata o fusa, qui c'è stata tutta una diatriba, a mio avviso, inutile. Il problema non è se farla saldata o fusa, il problema è farla bene. Il problema è farla con i carichi di progetto giusti. Quindi se io ho una paratoia che funziona bene e che quindi non va in risonanza subarmonica, non va in instabilità, io sono in grado di determinare i carichi precisi, anche le condizioni estreme dei mille anni. Quindi, cioè, se io l'ho progettata per una condizione che si verifica, se si verifica una volta ogni mille anni, io sto tranquillo. Cioè, non è che mi preoccupo che si rompa, perché non si deve rompere. Certo. Le cose si fanno perché non si devono rompere, ma il problema è che in questo caso noi non sappiamo, dalle evidenze, ripeto, dello studio di principio, non mie, perché io non è che sto dicendo delle cose mie, io sto riportando quelli che sono i risultati di uno studio, una società francese, che ha una reputazione internazionale altissima, cioè questi qui lavorano in tutto il mondo con le migliori compagnie esistenti, quindi cioè, è una società che è degna di fiducia. Di fare una valutazione, certo. Quindi, sentiamo un'altra telefonata, poi vengo da lei, dovrò venire spesso da lei per le telefonate. Sentiamo un'altra. Principio. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Ciao, sono Mario, sono da Venezia, anzi da Burano, e io sono uno di quelli che ha vissuto purtroppo il 66. Quando l'acqua mi entrava dalle finestre del primo piano. Allora, sono stato uno che ha amato il progetto MOSE perché penso che sia una cosa sana e che dovrebbe salvarci dall'acqua. Se purtroppo qualcuno, rispettando i tecnici che avranno fatto le cose a dovere, poi sopra qualcuno ci ha mangiato, quelli secondo me vanno castigati, ma non loro solo. Anche la generazione contemporanea
fino al settimo grado. Non parliamo poi che se dovesse succedere un incidente si potrebbe intervenire rompendo quello che hanno fatto e facendo pagare ai tecnici, che, ai quali do la mia massima fiducia, hanno sbagliato tutti i calcoli, facendo intervenire le regole come faceva la vecchia Serenissima. E questo sarebbe una cosa molto utile. Però guai fermare il Mose oggi. Il Mose deve essere terminato, perché qui noi a Burano, e io personalmente l'anno 13, ho avuto l'acqua nel mio ambiente da 10 a 15 volte. Certo. Allora. Grazie, buonasera. Grazie anche a lei, telefonato il signor Mario, ci deve un'altra, pronto? Buonasera. Con chi parliamo, da dove? Io mi chiamo Marco, chiamo da Belluno. Prego, signor Marco. Io sono un dottore che lavoro in Svizzera, sono un chirurgo plastico. Io sono immigrato perché ho notato una cosa, che qui nel Veneto, da quando c'è stata l'immigrazione di tantissimi funzionari pubblici provenienti dal Sud Italia, è aumentata la corruzione. Vedi di quel Mose e anche tipo lo scuola di Milano, dove c'è l'ingresso di tutti quasi i corruttori, corrotti corruttori, sì, sono di provenienza meridionale. Nel sistema sanitario poi ci sono tantissimi dottori meridionali che non fanno plastico, le fatture. Anche tipo il dottor Pizzitone, che è un meridionale, da quando sono arrivati loro, è stata la fine del Veneto. Io dico, perché non fai come Svizzera? E di Palermo, nel nord Italia, se non avessimo i meridionali staremo meglio. Vabbè, è un'opinione. Si vergogni, vada, si vergogni. Quello che ogni volta cambia professione. L'altra volta mi ha detto che l'altra volta adesso è chirurgo plastico. È la prima volta che lo sento. No, in un'altra TV una volta ha telefonato. È la prima volta che ho sentito questa voce. Cioè, dice sempre la stessa cosa. Ha un fan, sicuramente. Viene seguito. Ha con i vari follower, tipo fantastico. Per me segue Pipito. Bene, ma sicuramente non ti segue nessuno. Vedi che c'è qualcuno. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto, buonasera. No, ne avevamo 8 di seguito, anche tutta la mia. Allora, settimo ottardo, dava la parola, settimo, questa sera mi sa, dà la parola a Pipitone, dà la parola ai consiglieri giornali. No, la sta sostituendo. Ha fatto da conduttore lei stasera. La sta sostituendo. Vice in prova. Vice, però io volevo sentire un parere, cioè, no. Mi domando, ma la politica quando hanno fatto questa scelta dov'era? Sento delle cose che mi hanno sconvolto questa sera, perché mi ha consolato solo quello che ha detto Petenò vedendo Pipitone assenziente. Almeno siete in consiglio, credete sta verifica immediata, sì. Perché assolutamente la verifica non costa niente e non ferma la magistratura che fa. Chiederemo il progetto definitivo, chiederemo tutte, anche se la regione, bisogna dire onestamente, su questa cosa non c'entra. Non può non entrarci la regione, una cosa così importante, però. Cioè, non c'è dal punto di vista della gestione, ma dal punto di vista politico. È passata sopra la testa della regione e in una certa qual misura anche del comune, perché le cose che poi ho sentito questa sera mi hanno veramente sconvolto. Quindi il minimo è una verifica laica, per certezza, sul piano tecnico, le tese, perché adesso mi viene detto che il via, quello vero e proprio, quello severo nazionale, no, è negativo. È quello, poi hanno fatto un vieta un po' più quello regionale, che quello regionale che un po' più edulcorato, è oggetto delle indagini della magistratura quello. Ecco, io so che i carabinieri hanno in parte già sequestrato e tuttora stanno sequestrando montagne e documenti anche su questo piccolo locale che è stato favorevole, ma insomma dico una cosa così, io cosa inaudita. Mi faccio veramente. Allora ritorno a come nasce il progetto. Nasce, e allora qui la politica ha responsabilità enormi, perché sono generazioni di politici, risaliamo a 30 anni fa. Per generazioni, e alcuni di questi politici sono ancora nei posti di comando strategico, capaci di influenzare tutti, compresa la magistratura, come abbiamo visto. Nasce come un accordo di grandi imprese nazionali, molte delle quali a partecipazione statale.
le quali presentano in alternativa alla legge speciale di Venezia e al famoso comitatone che controllava la gestione, molto fragginoso per la verità, presentano questo progetto del MOS, un mega progetto economico, tutto in housing, come in house, tutto in casa, dice, lo facciamo tutto noi, paga lo Stato, una specie di opera keynesiana per l'occupazione delle imprese italiane. E da qui la politica perde il controllo. Il primo progetto, non solo, ne viene vittima di questo mostro che mette in piedi. E allora dobbiamo cominciare a dire, questo mostro che viene in piedi sono le grandi società a partecipazione statale che mano a mano escono, si trasformano in imprese locali, le locali e paranazionali, ma insomma a controllo locale, e diventa un mostro che sfugge, un Moloch che sfugge il controllo. Però c'è sempre un filo rosso politico. Se noi guardiamo chi sono i capi del consorzio che si sono succeduti, sono il gota della nomenclatura nazionale. Ancora il oggi. Primo, tuttora. Ancora oggi. Tuttora. Ancora oggi. Il primo è l'attuale senatore Zandaloi, figlio del consigliere per la sicurezza del precedente della Repubblica, così è attuale capogruppo, che ripeto non c'entra assolutamente niente, non c'entra niente con queste cose, con le ruberie, però è il progetto come nasce, come enorme gruppo di potere. Si susseguono personaggi, Savona, presidente ministro. Di banche, capo della Confindustria, cioè non è che lì dentro ci passano persone per caso. Fabris. Cioè ci sono delle... Beh, il povero Fabris, allora il ragazzino era stato messo, io mi ricordo, dalla corrente Dorotea della Democrazia Cristiana, essendo lui il segretario provinciale della DC e di Vicenza, e dovevano trovare un lavoro, l'hanno messo come responsabile delle relazioni esterne. Poi lui è cresciuto, adesso fa il direttore, ben per lui, auguri di buon lavoro. Però dico, c'è passato il gota delle imprese, della Confindustria, delle banche nazionali, vero, della politica nazionale, vero, con una superficialità che io veramente aborro. E questo Moloch toglie la sovranità alla stessa politica che l'ha prodotto, come Frankenstein. Per cui nessuno le controlla più, se funzionerà, se non funzionerà, se sarà utile, quanto costa. E a mano che crescevano i bisogni di soldi, sapete qual era la risposta di questi dirigenti? Non vi preoccupate, allunghiamo la concessione, noi ci prenderemo, noi ripagheremo poi con la gestione, avanti. Cioè un Moloch. Che costava una cifra inenarrabile. Questa roba allora fa riflettere, perché è una sottrazione di sovranità democratica alla politica, cioè alla gente, al popolo. Certo. Quindi dobbiamo riflettere tutto sull'iter, perché non è così, bisogna, anche queste cose che dicono, bisogna a tutti i costi finire. Calma, voglio capire dove va a finire questo, poiché è vero che è un Moloch. Un attimo, una riflessione tecnica, capiamo l'iter e poi vediamo. Senza pregiudizi. Telefonate, poi volevo fare delle domande a Bonaccini. Sentiamo la telefonata, vengo anche da Claudio. Sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Benissimo, con chi parliamo, da dove? Con Paola, parliamo da Padova, che volevo tanto saluto a tutti. Non ho capito. Voglio dire al professor Monocause che sono assolutamente d'accordo su lui, su quale tutti il 99%. Persona di assolutamente tagliato bene, ho avuto modo. Senta, di... signora, non la sentiamo benissimo. Se riesce o ad allontanarsi dal televisore o abbassare il televisore, o mettersi bene vicino al telefono, perché la voce va e viene. Prego. Abbiamo sentito che ringrazio il professor Monocause, ma non ho capito altro. Prego. Adesso mi sento meglio? Adesso meglio. Bene. Volevo dire appunto che sono d'accordo con il professor Monocause al 99% su tutto. La persona ha intelletto bene il personaggio Orsoni, perché nel privato è veramente molto molto imponente e arrogante. Ci ho detto, non ha molto importante, forse più importante l'aspetto in generale. No, lo so, veramente si vota la commissione, perché forse è più dannoso che utile, oltre tutti i
soldi buttati, le ruberie, le ladronerie, e perciò a proprio livello ambientale, infatti gli ambientalisti l'avevano detto che era nocivo. Poi per quanto riguarda l'aspetto generale, a tutti i politici, signori politici, quelli proprio arroganti, cioè credo che dobbiamo assolutamente cambiare, perché la gente ne è stufa. E un appello al signor Pittone, se ne faccia la ragione, questo odio, questo sentimento che ha contro Zaia, contro la Lega, a noi ci piace di più loro, se voi prendete pochissimi voti fatevene la ragione, no? Non riesco a sentire, no, io sono bellerie, non sta facendo questa signora, no. Mi sembra, traduco un po' la telefonata perché era un po' difficile. Ha fatto i complimenti a Ermanno Case per quanto riguarda che ha dato da arrogante Orsoni, e ha criticato invece Pipitone perché critica a sua volta Zaia. Mi sembra di aver capito che ha detto questo. Idee diverse con Zaia, poi lo rispetto perché è una persona per bene Zaia, ma politicamente abbiamo idee diverse, non vedo cosa c'è. E quindi ognuno, ecco, mi sembra di aver capito. Ha concluso, signora, la telefonata? Sì. Sentiamo un'altra. Pronto, buonasera, con chi parliamo, da dove? Pronto? Pronto? Ecco, abbassi il televisore perché rimbomba, sentivamo la mia voce che ritornava dopo, ancora prima della sua. Se abbassa il televisore, da dove chiama e come si chiama? È ancora non abbassato. È un problema qui, idea. Pronto? Pronto, la sentiamo. Sì. Con chi parliamo e da dove? Sono Paolo da Venezia. Paolo da Venezia, se abbassa il televisore, grazie. Prego, sì, Paolo. Abbasso il televisore, senz'altro. Prego, ecco. Prego, guardi, signor Paolo. Ecco, io guardi, vivo praticamente sull'acqua, su un canale, e conosco abbastanza bene tecnicamente il problema delle maree. E purtroppo, guardi, io ricordo fin dall'inizio, ho 60 anni, quindi avevo circa 30 anni quando è iniziata tutta la vicenda del consorzio, della progettazione. Il tutto si è subito radicalizzato nel paratoie sì, paratoie no, con uno scarsissimo confronto di progetti alternativi. Per ragioni di conoscenze tecniche personali, ho sempre sentito parlare dell'alternativa di Tella, che vedo con piacere, ho sentito con piacere parlare. Purtroppo il discorso, ripeto, si è radicalizzato con una contestazione da parte di ambientalisti, di Verdi, che negavano qualunque possibilità praticamente di sbarramento, invocato invece, ho sentito, dall'abitante di Burano, e schieramenti politici assolutamente ideologici pro o contro. Pochissimi, per totale incompetenza, si sono curati di analizzare i progetti alternativi, almeno da quanto mi risulta. Io vorrei chiedere all'ingegner Di Tella se allo stato attuale dei lavori è possibile tecnicamente fare qualcosa, e questo è il punto, cioè regredire a una ipotesi alternativa. Ormai l'impostazione che è stata data è tale da essere sostanzialmente irreversibile. Questo è il problema. La punizione dei responsabili ormai un fatto è troppo tardi. La ringrazio. Grazie, signor Paolo. Di terza risposta rapida. Sì, cioè, non so se ci sono altre telefonate. No, il signore praticamente ha posto il problema di cui avevamo discusso l'altra volta, che questo progetto doveva essere reversibile e non lo è. Quindi il più grosso danno è che quelle opere che sono state installate, adesso se si vogliono rimuovere, costa più rimuoverle che il fatto di averle installate, perché bisogna ripristinare addirittura tutti i diaframmi interni, cioè nella vostra, perché non ci voglio neppure pensare. Quindi se l'indagine confermerà quelli che sono i risultati dello studio Principia, cioè l'unica cosa da fare è fermare, cioè non si può continuare, quell'apparato lì non è modificabile, per un motivo molto semplice, anche qui cercherò di spiegarmi perché sono concetti tecnici molto difficili da, però cercherò di essere chiaro. La paratoia MOSE è una paratoia a spinta di galleggiamento. Che significa? Significa che funziona come un pendolo rovesciato, no? Cioè tutti quanti sappiamo che il pendolo c'è una frequenza che dipende dalla lunghezza del pendolo, no? E questa qui invece è una paratoia a pendolo rovesciato perché c'ha la spinta, quindi la sua frequenza dipende dal centro di spinta rispetto all'asse di rotazione, che non è cambiabile, perché siccome sta dal lato laguna, quelli lì, quei metri d'acqua sono, quindi la spinta sta lì, lì nella diapositiva si vede
dove sta la spinta. Mi dà l'impressione, ingegnere, che questi che l'hanno costruito, se lo costruivo io, che non capisco nulla, magari avevo un po' più, da quello che ci racconta lei, sto dicendo così, mi sembra davvero incredibile che degli ingegneri abbiano costruito una cosa che... Beh. Il tempo dirà, naturalmente, se ha ragione lei, che non funzionerà bene, insomma. Ma no, scusi, che non funziona bene, non è che io vorrei che questo fosse chiaro, non lo dico io, Certo, certo. Cioè, lo dice una società francese che ha fatto l'analisi. Allora, il Comune di Venezia aveva chiesto di fare l'analisi dinamica dell'apparato di Amose per confronto con la gravità. E sì, le chiedeva, si può fare qualcosa? Si può fare, cioè, bisogna fermare e cambiare sistema. Cioè, cambiare cosa vuol dire? Rimanere... Mettere, invece di mettere quelle, mettere quelle altre. Si può andare ad opera in corso, cambiare le paratoie, le faccio la domanda in... No, no, non si possono cambiare, perché come è fatto? Tutto, non si può, bisogna abbandonare tutto. Si deve abbandonare tutto e se in tempo, siccome c'è ancora un margine di spesa, utilizzare quel margine di spesa, secondo i preventivi che aveva fatto l'ingegnere, si può fare l'opera nuova. Certo. Allora qui c'è una decisione molto grave da prendere, perché chiaramente l'acqua alta non aspetta la politica, va per conto suo, e quindi c'è una crisi. Però il problema è, finiamo il Mose e non servirà a nulla, o in tempi brevi avrà delle crisi notevoli, oppure abbiamo il coraggio di fermare queste opere pubbliche e soprattutto di responsabilizzare i colpevoli, non basta solo dire che hanno rubato. Certo. E le faccio una domanda, Bonaccini, lei vive in centro a Venezia, certo. È il presidente degli albergatori, quindi conosce benissimo Venezia. Ma Venezia, da 10 anni, dal 2003 credo sia l'anno che è iniziato questa opera, se ne è discusso, se ne è parlato fra i cittadini. Come diceva il professor Manocasi, bisognerebbe che i cittadini intervenissero nelle problematiche della città. Ma Venezia città, i cittadini hanno capito che è un'opera fatta per salvare Venezia o per guadagnare? Quando parlavate tra di voi in piazza San Marco o nei campi, cosa dicevate per quanto riguarda il Mose? Veda, allora, la situazione a Venezia è meravigliosamente semplice, nel senso che il veneziano nella stragrande maggioranza dei casi ha una discreta tendenza a sottovalutare un attimino le cose. Chissà se va, chissà se non va. Speriamo che funziona e buonasera. Salvo evidentemente frange di persone tendenzialmente verdi, ecologisti, Mose sì, Mose no, ma non Mose no e che cosa facciamo, era o Mose sì o Mose no. È evidente che l'operazione ha avuto anche un grande impatto psicologico, no? Nel senso che quando tu stai affogando e uno ti dà un salvagente, la gente dice, sai che c'è, piuttosto che affondare, dammi qualcosa, no? Ovvio. Ecco. Il vero, ed è lì la vera violenza che è stata adoperata dal sistema politico, ovvero sia dalla mala gestio della situazione. Nella fattispecie, quando tu non crei alternative, tu non esamini alternative, tu vai a concentrare il potere decisionale e organizzativo in una determinata struttura che ha una cupola ben precisa, come abbiamo letto sui giornali, tu hai praticamente massacrato i diritti civili dei cittadini, fase numero uno. Fase numero due, tu altro non hai fatto che devastare un territorio. Io le posso dire che mi sento in assoluto imbarazzo in certe situazioni, non essere qui. Tengo a sottolineare che fra i miei numerosi incarichi io ho anche il privilegio di rappresentare la Svezia, sono console di Svezia per il Veneto e per il Trentino Alto Adige. Il giorno 6 di giugno è la festa nazionale svedese. Io sono stato invitato da Sua Eccellenza l'ambasciatore nella sua residenza privata a Roma per festeggiare effettivamente la festa nazionale svedese. La prima cosa che mi ha detto, console Bonaccini, no, pensavamo che lei non venisse, visto quello che sta succedendo a Venezia. Della serie, sei ancora a piede libero? Perché è questo quello che dal punto di vista pratico, è questa l'immagine che noi stiamo dando all'estero. Cioè, quello che vorrei riuscire a far capire, non è solo un problema di sentire la zia Ginetta che dice i magna, i beve, i ruba, non è questo, è anche questo, ma il vero dramma è il massacro internazionale che l'Italia sta vivendo in questa fase.
Cioè, fra l'Expo, fra questo, io vi posso dire che sinceramente, andando in giro, ascoltando e principalmente ruotando in ambiente consolare e diplomatico, senti di quelle cose che da italiano... C'è da vergognarsi. Ti vergogni. Presidente Bonaccini, non le dico console, però prima della pubblicità una domanda mi incuriosisce di farla, non c'entra nel, nell'argomento di questa sera. Cosa ne pensa il Presidente degli albergatori sulle grandi navi di Venezia a Venezia? Veda, come al solito il risultato e la situazione che noi stiamo vivendo non è nient'altro che il risultato di una non voluta programmazione da più di 15 anni. Allora, noi stiamo subendo, e mi riaggancio al discorso che abbiamo fatto inizialmente, l'abitudine, italica abitudine purtroppo, di lasciar degenerare le cose per poi giustificare l'urgenza. Qualsiasi cosa in fase d'urgenza. Oddio, oddio, mamma, cosa facciamo? Non funziona così. Esistono degli studi del settore turismo che dal 2002 in poi prevedevano un aumento costante medio del 2,5%, costante. Quando noi sappiamo perfettamente che l'aeroporto cerca di raddoppiare le piste e noi sappiamo perfettamente quanto l'amministratore Marchi sia assolutamente un amministratore accorto, è tutt'altro che uno sciocco, no? Quando uno decide certe tipologie di investimento vuol dire che attende evidentemente determinati risultati. La mia domanda è possibile che nessuno ci abbia pensato prima? Quando tu vedi che dal punto di vista pratico la cantieristica navale, ormai siamo già a livello di navi Panama 2, perché stanno costruendo il secondo canale di Panama, con dimensioni di navi superiori a quelle che noi abitualmente vediamo, è possibile che non possiamo immaginare di gestire il traffico marittimo e il traffico turistico in modo diverso? Punto di domanda. È possibile che si continui e si perseveri ancora a non comprendere che fino a che non c'è una sinergia fra porto, aeroporto, sistema ferroviario e alberghi, la gestione dei flussi turistici su base provinciale e regionale tu non la farai mai, non ci arriverai mai. Quindi è stato organizzato proprio non è stato volutamente organizzato. Ah, volutamente. Ma io di questo ne sono convinto. Sì. Allora guardi, la realtà è molto semplice. O tu sei sostanzialmente un incapace, prendi e te ne vai, oppure tu non hai idea di cosa fai. Io parto sempre da un presupposto, come dico sempre ai miei associati che mi sopportano benevolmente dal 2009. Nessuno è obbligato a essere un genio, però chi ha determinate leve in mano è obbligato a non essere un cretino. Cioè, se tu non hai le capacità, o ti dimetti o con profonda umiltà vai in giro e copi, impari a vedere con grande umiltà, vai in giro e guardi come gira il mondo. Non puoi essere ottusamente autoreferenziale, perché l'ottusità autoreferenziale è quella che ha massacrato il sistema territoriale veneziano. Certo. Clout, l'argomento navi so che è una cosa di cui lei è molto preparato, anche se non è il tema serata, una battuta ovviamente la faccio fare inerente alle grandi navi, poi torneremo a parlare degli sprechi e di tant'altro. Ma io volevo parlare un attimo del Mose per completare alcune questioni, però magari dopo, se no, le rispondo a questo. Ecco, il canale Contorta sembra proprio la fotocopia del Mose, nel senso che è una cosa decisa a priori già 2 anni fa, no? Già progettata, e pare, cioè, che debba essere fatto quello per forza. Perché, vogliamo spiegare anche per chi non è di Venezia questo canale, da dove passa, come sì, passa? Allora, il canale Contorta è in realtà è un piccolo canale attualmente, non si può neanche dire che è un canale, un rivolo profondo 2 metri, 3 metri, insomma, largo. E non ancora completo, fra le altre cose. Non esiste. E quindi questa idea del canale Contorta è un vero e proprio nuovo canale, quello che vogliono fare, non è una ricca, il nome che hanno dato è ricalibratura, ma passare da 10 metri a 140 metri di larghezza non è proprio, o 180, no, è insufficiente, deve essere perlomeno un paio di centinaia di metri, non ci passano quelle navi lì dentro. Il termine è giusto, certo. Quindi anche le parole hanno un loro peso, no? E l'idea è quella di raggiungere la marittima, adesso ora che è vietato
dal decreto Clini Passera, vietato, che ha stabilito il divieto finché non si troveranno vie alternative, è vietato il canale della Giudecca e il bacino di San Marco per le grandi navi. È stato pensato dal porto, dall'autorità portuale, di realizzare un accesso invece non più dalla bocca di Lido, passando davanti a San Marco, ma dalla bocca di Malamocco, però dovendo scavare un grande nuovo canale che taglia in due la laguna, che è largo 100 metri, più le due banche, 40 metri mi pare ai due lati, sono 180. Naturalmente deve essere arginato, perché naturalmente il moto ondoso sfascerebbe tutti i bassi fondali della laguna, e quindi deve essere protetto, perché il moto idrodinamico dell'acqua, e quindi vuol dire che ci troveremo di fronte a una laguna, una nuova laguna, non più, certo. Perché ai lati. Ma è deciso che verrà fatto? Ecco, fino a un certo punto dove tutti spingevano su questa soluzione, tutti quanti, i giornali. Mi pare che la regione il 10 di dicembre abbia addirittura invocato la legge obiettivo con una delibera di giunta regionale, voi lo sapete bene. Il 5 giorni prima, guarda la coincidenza, il 5 dicembre la Capitaneria di Porto ha emanato un decreto che lo istituisce come via alternativa praticabile. In realtà non è praticabile, ma questa è una sottigliezza. E per fortuna noi il 23 dicembre, alla regina di Natale, no, nel momento in cui tutto era pronto per trovare la sorpresa dell'Epifania, no, con la legge obiettivo anche al governo, per fortuna il nostro senatore Endrizzi ha fatto una mozione al Senato in cui dice: scusate, ma non esiste solo l'idea del contorto, esistono diverse idee che sono state presentate al governo da vari enti, e dovete valutarle tutte. Perché così, anche a sensazione, questo nuovo canale lungo 5 km che taglia in due la laguna potrebbe avere anche un certo impatto ambientale, ma valutiamo tutto. Questa è stata la mozione della vigilia di Natale, e su questo ha trovato anche la convergenza di una parte del PD, del senatore Casson, che poi insieme hanno fatto un vero e proprio ordine del giorno a febbraio. E questo ordine del giorno dice appunto che è necessario vedere anche, valutare da parte degli organi competenti le alternative, no, che ci sono, e di valutarle non in modo così astratto, ancestrale, come era il dibattito che era fino a settembre, ottobre, si valutava in senso astratto, non si sapeva quanto doveva costare, non si sapeva quanto tempo doveva essere, è stata stabilita una serie di condizioni in questa, una volta tanto, dei requisiti della soluzione che doveva avere, perché bisogna avere dei requisiti, altrimenti come si fa a valutare? Quindi una condizione che fosse ambientalmente compatibile con la laguna, che è il territorio più tutelato del mondo, no? La laguna dal punto di vista ambientale, che fosse reversibile come soluzione, che fosse rapida, perché voi, tutti noi abbiamo assistito all'estate scorsa, cosa è successo in laguna? È stata un'estate nera, c'era tutto il mondo che guardava Venezia, perché abbiamo avuto la moria di pesci. No, abbiamo avuto la Sunshine che è sbandata, vero o falso che sia, l'allarme c'è stato, ha tenuto a banco per tutta l'estate fino a ottobre la discussione sullo sbandamento della nave davanti a San Marco, no? Immagino che tutti l'abbiano visto. C'è stato uno sversamento di idrocarburi in agosto in canale della Giudecca. Ci sono state due mattine di nebbia in agosto in cui le navi si perdevano in laguna. Io mi ricordo che sono tornato alle ferie il 19 agosto e mi hanno svegliato le navi, perché sentivi urlare le navi nella nebbia in agosto, pieno di nebbia. Quindi con rischi, tanto è vero che i piloti della CTV non sono salpati quel giorno lì. Dal Lido non sono partiti, si sono rifiutati di partire con i vaporetti. E poi c'è stato questo caso tragicissimo del turista tedesco a Rialto, questa tragedia che non c'entra con le grandi navi. Insomma. Non c'entra, chiaramente, ma che potrebbe succedere in qualsiasi momento un qualcosa anche in bacino di San Marco. Quindi, di fronte a tutto questo scenario, diciamo, catastrofico, si è reso importante una nuova condizione, quella dell'urgenza, perché no, noi a Venezia, ma tutti,
A un certo punto c'è stata una repulsione verso ste navi che passavano gigantesche di fronte. Professor Manocca, e anche la rapidità, quindi, di fare rapidamente. Credo, Pipitore, che il problema dell'ospedale di Padova, del tram Padova, rispetto alle problematiche tipo il Mose, tipo questo canale, siano davvero importantissimamente per Padova, però ti dà il peso della misura anche lì, che problemi a Venezia. Professore, costruire un, cioè, fare un canale che è largo 7 metri, 140 metri, senza chiedere le commissioni, senza, cioè, mi sembra di vivere in un mondo davvero, lo so, o lo fanno per guadagnare, cioè non riesco a capire, non riesco a capire questo comportamento della politica, che fa questi determinati lavori che vanno contro madre natura, insomma, uso questo termine. La politica ha creato una burocrazia che si mangia la politica, si mangia la funzionalità degli enti, dello Stato. Alcuni politici. E la burocrazia, che si creano dei meccanismi per cui si autodistrugge e manca, poi si perde il senso del potere. Io credo che Settimo sia più bravo di me a spiegare come ci sia questa, si sia creata questa evoluzione che poi diventa, non, la burocrazia dovrebbe essere facilitare le cose, invece in Italia la burocrazia tende a bloccare le cose, e soprattutto perché abbiamo troppe leggi, e avendo troppe leggi naturalmente la burocrazia, se vuole bloccare, trova sempre una pandetta, una riga che può arginare, può impedire determinate cose, e quando impedisce può fare quello che vuole, quindi assume dei poteri che non sono propri della burocrazia. È un meccanismo che è tipicamente italiano, che andrebbe decapitato, eliminato una montagna di leggi che non servono più, che servono solo a bloccare le situazioni o creare questo tipo di mostro dove alla fine comanda chi non ha nessuna responsabilità. E poi soprattutto perché questi mostri poi coinvolgono la parte sana dello Stato, che dovrebbe gestire lo Stato, e quindi la Guardia di Finanza, quindi i giudici, quindi quelle strutture che sono la garanzia della democrazia di uno Stato. Questo è il grosso problema. Ci vengo un po'. Pipitone e Pettenò, dovete fare qualcosa, eh? C'è anche tutti ragione, sì, però voglio dire, perché mi sembra che tra il modo si può sempre fare canale, di più e meglio, guardi, però dico, l'opposizione dovrebbe, insomma, così, sì, dovrebbero dire a un momento, non c'è dubbio si dire, può sempre fare di più e meglio, la politica di questi tempi, però no, guardate, fare io molto. Non lo sapevo, questo canale da 7 metri a 140 metri mi sembra una roba, sì, però c'è chi questa cosa l'ha detta e l'ha contestata, così come c'è chi ha detto e contestato per 20 anni la situazione delle lagune di Venezia. Non è che questo salva lo Stato, la politica, però bisogna anche distinguere, insomma, no? C'è chi diceva queste cose che oggi stupiscono molti, le diceva 20 anni fa, nel totale o quasi silenzio dell'informazione, della politica, certo, quella che comanda, quella dei poteri, che si diceva Gottardo, quindi questa cosa non è per salvare nessuno, guardi, cioè, perché io ero fra quelli, quindi adesso posso dire beato, avevamo ragione noi, ma hanno vinto gli altri però. Perché se adesso stiamo tutti dicendo guarda che schifezza, nessuno vede più oggetti, adesso scavano i canali, li fanno passare per cose praticabili che già esistono, non ci sono, cioè non si programma, cioè la politica ha perso in questi decenni in Italia, e questo ne è l'esempio, proprio la capacità di essere quella funzione che di vita sociale che deve programmare delle cose. Però esclusivamente per guadagnarci sopra? Perché il ragionamento mi viene da trovare questo un po', ma non è, cioè è un sistema che è stato, diceva il professor Casan, che è stato quasi sussunto, è stato proprio inglobato dal sistema, diciamo così, degli affari e della politica, è stata messa a questo punto al servizio proprio di questi poteri, insomma, non so come dire, cioè proprio, ma è stata annullata, infatti. Cioè oggi dove si trova appunto la capacità di cose, si sono creati dei mostri, si sono creati forse perché hanno mangiato la politica, e oggi chi fa politica a certi livelli, se non è dentro quei sistemi, rischia di non far politica. Cioè noi abbiamo speso 5.700 euro in campagna elettorale, penso che anche 5 Stelle ha speso pochi, cioè, ma vuol dire spendere 5.700 euro in campagna elettorale
È un miracolo aver preso il 4%, parlo della circoscrizione nord-est. Ma avessimo avuto 500.000 euro, ma bisogna saper dire di no a queste cose, bisogna che la politica davvero faccia vedere le idee, le cose, perché abbiamo vissuto in questi decenni dove la politica, abbiamo visto cos'era, era appunto grandi affari. La politica, ma anche questo, io dico la politica perché sono uno che fa politica, per cui vorrei vedere una politica diversa, però attenzione, giustamente mi dicono spesso i dati, ma tu parli male della politica, sì, io parlo male della politica perché sono uno che fa politica, però il sistema è più complesso, non è solo la politica, è un intreccio fra Stato, malavita, affari, le imprese. Cioè quelle imprese che poi dicono non ce la faccio, quelle imprese lì che davano i soldi ai politici veneziani e non, quelle imprese lì poi davano gli appalti a delle altre imprese sfruttandole, massacrandole, le quali chiudevano. Facciamo così perché no, guarda, per via poco tempo, però per via appunto di tutte, di tante opere costruite in Italia, ne vediamo alcune così. Certo. Andiamo, se la regia mi è pronta con le diapositive, tanto per farle vedere qualcuno. Una poi ho qualcuna anche qui in Veneto, e non sono poche nemmeno qui in Veneto. Se siete pronti, andando a vedere proprio con il MOSE, che è stato stimato sui 5 miliardi e 5 di euro, come avete detto già tutti voi, fra poco arriveranno le diapositive, con un aumento del 60%. Cioè, questo qui è il MOSE. Andiamo nella pagina 2, dove c'è l'Expo, poi vi faremo vedere anche un filmato, che è valutato un affare da 14 miliardi. Poi andiamo sulla strada che avete già citato prima, che è la Salerno-Reggio Calabria, che è un'autostrada diventata un'icona delle grandi opere per infinite, uno scandalo che ormai ha compiuto mezzo secolo di vita. Mi domando, per andare avanti, settimo Gottardo, mezzo secolo, forse verrà terminato entro 20 anni, mi scrivono qui, da dentro e fuori possiamo una cosa della passata, è ancora, io tanti anni fa, però si entra, si esce, ma la politica non se ne accorge di questo? La politica è diventata subordinata, no? Per questo per il problema, come diceva anche Baita nell'interrogatorio, dice, il nostro problema era quello di non finire i lavori, perché se finiamo i lavori subito quindi è qui la subordinazione, il punto diventa proprio politico, in senso vero del termine. Anche se non è problema di ceto politico, perché in termini di ceto politico, sui 35 arresti che hanno fatto in questi giorni, 5 erano politici e 30 erano la supercasta burocratico-giudiziaria e tecnocratica, tanto per essere chiaro. Quindi non sistema. Parlo di cento. Faccio vedere le altre opere, poi continuiamo. Allora, andiamo a vedere con la variante di Valico, che è un tratto di autostrada in fase di costruzione, che è compreso tra Barberino del Mugello e Sasso Marconi. È stata inaugurata a Berlusconi nel 2004, e il preventivo era 2 milioni di euro di spese, sono arrivati a 4 miliardi e il valore è aumentato di più del 50%. Andiamo dopo, c'è la stazione ferroviaria di Matera, eccola qui, vedete, può esserci un sito ufficiale di una cosa che non esiste. Bene, pensate, su questa stazione c'è un sito ufficiale di una stazione che funziona, però vedete com'è tutt'oggi, dunque è un'opera incompiuta, dove sono stato, la stazione ferroviaria Capolemanese è costata 300 milioni di euro ed è infatti inutilizzabile perché non c'è nulla, come vedete. Poi vediamo il termine cruciere di Molo in Chiusa, Cagliari, eccolo qui, che è stato costruito nel 2008, pensato per raccogliere le navi da crociera che avrebbero attraccato al Molo in Chiusa, costato 5 milioni di euro, immensa struttura che copre un'area di circa 20.000 quadrati, non ha mai aperto i battenti, dunque mi sono costato 5 milioni di euro. Andiamo avanti con l'arsenale della Maddalena, che tutti voi conoscete, strutture fatiscenti in riva a uno dei mari più belli del nostro paese, hanno rovinato anche quello, costate secondo i calcoli di Repubblica 327 milioni di euro, avrebbe dovuto ospitare il G8 che poi è andato all'Aquila e sapete come è andato a finire anche terremoto. Andiamo avanti con l'ospedale fantasma di Gerate, guarda, questo è l'ospedale. Dunque l'ospedale di Gerate riposa da 34 anni in una struttura costata all'erario quasi 10 miliardi delle vecchie lire, 5 milioni di euro, 4 piani, pronto utilizzo e mai inaugurati, una struttura sanitaria in piena regola con tanto di apparecchiature mediche gestite dal tempo e dall'incuria e brande per i ricoveri sul quale mai un malato può dire di aver riposato. Questo è l'ospedale che ride da 30 anni. Poi il centro finanze di Scandicci a Firenze, dove, eccolo qui, dove sperpero di denaro pubblico anche qui, in via del Parlamento Europeo è stata edificata un'enorme struttura su 3 piani per un totale di 28.000 metri quadri, i cui lavori hanno coperto un periodo di tempo che va dal 91
al 94. Il complesso doveva ospitare uffici del Ministero delle Finanze per la gestione delle denunce dei redditi della regione del centro Italia, ma non è mai stato realizzato e ha un costo di 120 miliardi delle vecchie lire ed è chiuso ed eccolo lì. Poi c'è l'auditorio di Isernia, doveva essere pronto per 150 anni in unità d'Italia, mi viene da ridere leggendo, 35.000 metri quadrati, 300 posti a sedere per una cittadina di 20.000 abitanti, la maestosa struttura decisamente sovradimensionata per il comune molisano doveva costare 5 milioni di euro, ma le spese sono lievitate fino a toccarne 55 milioni di euro. L'inchiesta di Repubblica aggiunge, vabbè, tutto. Poi andiamo a vedere un'altra, le altre, le ultime due cose, la pista di Bob a Cesana Pariol in provincia di Torino, che è stata costruita per le Olimpiadi del 2006, è costata 80 milioni di euro, però vedete la pista di Bob è chiusa e non è, si può fare nemmeno allenamento perché non è più funzionante, e immaginate 80 milioni di euro per questa pista. E poi l'interporto di Cervignano qui in Friuli, famoso. Eccolo qui, l'attuale struttura adibita allo scambio di treni merci, utilizzata al 15% della potenzialità, è prevista dal faraonico progetto, costato secondo Repubblica 250 milioni di euro. Cioè, io mi dico davvero, cioè, potremmo continuare però, per ore, però, ma anche scusa, il Veneto non viene in scusa direttore, bravo, però bravo. C'è politica e politica però, sì, d'accordo. Perché no, tu dicevi che cosa fate in Regione Veneto, io noi vediamo certe cose in questa regione che uno rimane allibito. Cioè, ci sono delle proposte, non solo l'ospedale di Padova, progetto di finanza, noi abbiamo bloccato una cosa che si chiama centro protonico, che è una struttura da 700 milioni di euro per curare dei tumori rarissimi, che ce ne sono 2-3 in tutta Europa, voglio dire, che è una cosa che per dire che non aveva senso. Noi abbiamo dei progetti di finanza in questa regione per quanto riguarda gli ospedali, che abbiamo fatto delle commissioni di inchiesta anche alle regioni, che gridano vendetta, che sono una corda al collo per il pubblico e un grande affare per i privati, voglio dire, ci sono tante cose che la politica in questi anni ha gestito e su cui forse la magistratura dovrebbe aprire gli occhi, forse, perché il meccanismo, secondo me, è sempre quello. Sono troppe cose che non hanno una giustificazione. Pipitone, per correttezza, l'ho visto il preavviso della regione, le leggo quelle realizzate alla regione Veneto negli ultimi anni con il sistema del Project Finance. Sì. E le dico, autostrada Nogara Mare. Benissimo. Completamento Monserice Mare, Valdastico Sud, Valdastico Nord, traforo delle Torricelle a Verona, tangenziale di Vicenza, Pedemontana di Vicenza, Valsugana bis col trasforo del Monte Grappa, prolungamento della 27, sistema delle tangenziali Brescia-Padova, grande raccordo anulare di Padova più camminabile lungo l'idrovia tra Padova e Venezia, terza corsia Venezia-Mestre, Venezia-Trieste, scusi, e autostrada, questa qui è bella, Orte-Mestre. Da progettare, alcune progettate, ma di queste mi pare che non solo una o due, mi pare che sono iniziate. Quindi anche là bisogna capire, per esempio, l'autostrada Orte-Mestre. Il primo pezzo è sicuramente utile perché è evidente che la parte che interessa il Veneto potrebbe, bisogna sistemarla, cioè la Romea è vedere una cosa intollerabile, la bisogna farla, ma che arrivi a Orte e che voglio fare un'autostrada è una cosa, a mio avviso, folle, che non sta né in cielo né in terra, come alcune di queste opere, ovviamente, alcune sono utili, quindi bisogna capire se la politica deve essere, come diceva Gottardo, solo a rimorchio di qualche altra cosa, un pezzo di politica, oppure no. Io penso che la politica deve prima capire se un'opera è utile e poi si fa, possibilmente senza che nessuno ci rubi, perché poi deve controllarla. Per questo dico, c'è politica e politica, caro direttore. Di Tella voleva riferire, mi fate vedere anche le immagini, che bellissime, poi sono belle. Avevo filmato straordinario, ma è troppo lungo per farlo vedere, no, dell'Expo, una cosa criminale, dell'Expo di Milano, come si sta costruendo e tutto. Stava intervenendo per poi una telefonata del signore che vuole assolutamente intervenire, prego. No, cioè io volevo aggiungere una cosa a quello che diceva prima Claut sulla faccenda del canale, no? Cioè, non so se sapete che c'è un progetto di un porto offshore, che tra l'altro dovrebbe interrompere il carico dei container. Cioè, io quando ne ho parlato di questa cosa a gente che conosce il problema, dice, ma questi sono pazzi? Cioè, Costa. Cioè noi ci abbiamo poco prima Ravenna,
o Trieste, eccetera, dove i porte cantiere arriverebbero tranquillamente a scaricare. Cioè, cosa c'è? Chi mai ci andrà in quel porto container lì? E poi scaviamo un canale per fare passare le navi da crociera. Cioè, qualcuno mi deve spiegare cosa c'è di razionale in questa programmazione. Io non l'ho capita, sarò un ignorante, ma non l'ho capita. Telefonate alle mie spalle l'immagine dell'Expo di Milano, che anche questa è una spesa davvero incredibile. Sentiamo la signora, pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Mi chiamo Domenica e chiamo dagli intorni di Bassano del Grappa. Buonasera signora Domenica, buonanotte. Esco un attimo da Basta Bose e Basta Expo, perché forse fra qualche anno troveremo anche e la superstrada Pedemontana, e vorrei chiedere una cosa, visto che ci sono i consiglieri, due consiglieri regionali. Allora, sono un'espropriata della Pedemontana, ma non parlo a titolo personale, parlo proprio a nome di centinaia di persone, e vorrei non dare un consiglio, fare una richiesta ai consiglieri regionali che ci sono. Allora, noi sentiamo le cifre di cui stanno parlando per gli espropri. Ti metti a tavolino e fai i conti, e questi conti non tornano da nessuna parte. Allora ci chiediamo, ma è possibile che ci espropriino? Io ho fiducia in Zaia, ma viene a dire in televisione che sono addirittura fortunati gli espropriati, perché fanno quasi affari con quello che prendono. Allora vorrei informare gli assessori e i consiglieri che ci sono, che tantissima della terra che viene espropriata è pagata a metà del valore reale, non del valore al quale che do io a quella terra, il valore reale, cioè col VAM, che è stato addirittura ritenuto illegale nel 2006, però questi si sono fatti la legge e l'hanno ributtato dentro. Adesso ci sono dei sindaci che si stanno muovendo per vedere se si può, che almeno si viene espropriati, ma almeno si sia indennizzati il giusto. Ha ragione. Ecco, allora io chiedo, che io dico, io ho fatto una proposta in pubblico l'altra sera, che gli indennizzi siano resi pubblici. Se mi danno 10.000 euro della mia terra, io non ho nessun problema che gli altri vedano che... Bene, signora, allora i due consiglieri regionali qui presenti cosa devono fare? Devono chiedere, devono fare in modo, devono fare una mozione, devono fare qualcosa perché gli indennizi siano resi pubblici. Lei lo sa che gli assegni il giorno dopo non sono più rintracciabili? Pagano oggi e domani l'assegno non è più rintracciabile. Questa sera ho sentito dal governo... Non ho nemmeno capito cosa vuole dire. L'assegno non è più rintracciabile. L'assegno che ci danno per l'indennizzo il giorno dopo non esiste più in qualche modo. Quando io ho preso i soldi in banca e nessuno può andare a vedere cosa comunque, ho preso io. Ma ci saranno i numeri, voglio dire, dalla banca che vanno a tirare? Poi è una questione seria la signora che dice se mi espropriano un pezzo della mia terra, della mia casa per un'opera pubblica, e io faccio un servizio alla comunità, mi penalizzano due volte, mi tolgono un bene della mia famiglia magari, eccetera, e me lo pagano pure di meno. E questa è una cosa inaccettabile. Dovete parlare e qui bisogna... Ma il valore reale, perché Zaia ha detto che pagano 350 milioni per gli indennizzi degli espropri. Guarda che 100 chilometri, uno si fa i conti a tavolino. Basta, e poi mettiamo a cosa pagano la terra. Guardi che con metà di quei soldi pagano la terra e anche i capannoni che buttano giù con metà di quei soldi. Allora mi chiedo dove vanno gli altri metà? Mi fa una domanda che io non saprei rispondere. Il problema della Pedemontana è un altro degli grandi scandali della nostra regione. Infatti. Ringrazio la signora, ha altro da aggiungere, signora Elena? No, altro, ci sono due consiglieri che vadano, perché tra qualche anno non sapevano neanche questo. Certo, tra qualche anno non si sa, nessuno sa niente. Grazie alla telefonata, signora, questa sera abbiamo scoperto delle cose incredibili. Va bene. Pedemontana è uno scandalo pazzesco. La Pedemontana che costa oltre 2 miliardi, abbiamo scoperto dopo anni di richieste di avere la convenzione progetto di finanza, quindi pubblico-privato, dopo anni di baruffe eccetera eccetera, ci hanno dato la convenzione economica che sta alla base di quel progetto di finanza solo recentissimamente. E lì cosa c'è scritto, cosa si scopre? Che alla fine è una cosa gravissima, che alla fine quando dicono progetto di finanza ci mettono i privati, no, ci sono dei diciamo così criteri, dei cavilli, delle norme che alla fine i soldi li mette la regione, li mette il pubblico. Se non c'è un tot pedaggio interviene a pagarla, cioè, che è il sistema di base
base che ho scoperto essere tutti i progetti di finanza, anche quelli che sembrerebbero, diciamo. E la Pedemontana era un'opera che non doveva essere un'autostrada, era stata approvata come una superstrada, infatti la fanno pagare però, eccetera, eccetera, e adesso è diventata invece un'autostrada a pagamento con costi esorbitanti, che è finita a 2-3 miliardi, con delle ditte concessionarie, una spagnola che si è comprata poi, eccetera, che è anche in fallimento, sembra, da tantissimi anni. Cioè, Bonaccini voleva intervenire prima e abbiamo sentito il telefono. Sì, sì, no, io volevo semplicemente aggiungere anche un'ulteriore riflessione, sempre tornando a Venezia, al discorso delle grandi navi e al canale Contorte. Cioè, bisogna anche iniziare a comprendere che i tempi della Repubblica di Venezia, signori cari, prima di cominciare a deviare o a spostare canali, ce ne passava di tempo. In più, fra le altre cose, ti verrebbe spontanea la domanda, ma dopo il 66, proprio in zona Padova, Volta Barozzo, se la memoria non falla, è stato costruito un modello della laguna. Allora, la mia domanda è, dobbiamo necessariamente, e sottolineo per scelta tre volte, continuare ad arrivare a criteri di emergenza che ci impediscono di usare i modelli che noi abbiamo già a disposizione per capire cosa potrebbe succedere se noi andiamo a scavare questo benedetto canale? Fase numero uno. Fase numero due. Abbiamo tenuto conto dell'importanza del porto di Venezia commerciale, certo, ma anche del transito delle navi e della rosa dei venti, di come i venti sono orientati quando non devono andare in fase di manovra, o ci stiamo inventando le cose tanto per farle? Perché la mia sensazione da navigante è proprio questa. Quando tu hai delle navi che sono alte 60-70 metri, non riesci a girarle quando hai venti di bora, non ne vieni fuori. E la gente questo ancora non l'ha capito. Devo anche però spezzare una lancia a favore delle navi, non queste gigantesche, ma della naviglio mercantile in generale. Perché? Perché sotto il profilo pratico, primo, i fondali che noi abbiamo non sono quelli del Giglio, a Dio piacendo, fase numero uno. Fase numero due, le navi che dicono possono esplodere, possono qui, possono su, possono giù. È vero, lo possono, però non dimentichiamoci, signori, che noi a Venezia e a Mestre ogni notte noi andiamo a dormire con la testa appoggiata sui serbatoi delle benzine. Ah, quindi mentre le navi vanno su e giù, track track, tirate, guidate, seguite, eccetera eccetera, veneziani e mestrini come sotto cuscino hanno un serbatoio di gasolio o di benzina super del petrolchimico di Venezia, che forse è tendenzialmente ben più pericoloso di una nave, detto fra noi. Ciò a significare che cosa? Che nel momento in cui le situazioni non vanno gestite e previste, cioè l'emergenza si crea perché il problema non è stato nemmeno posto. Non sono una di quelle persone che dice: ah, che bello, abbiamo un problema, trasformiamolo in un'opportunità. Perché coloro che fanno questi discorsi sono pericolosi. Vuol dire che non hanno avuto capacità d'analisi preventiva per riuscire a immaginare quello che si sarebbe dovuto fare e che non è stato fatto. Cioè, siamo in chiusura. Ho visto Giorgio, prego, volevo aggiungere un'informazione. Che la pista, la rotta di atterraggio degli aerei a Venezia passa sopra quelle cisterne, attenzione, e che anni fa c'era una storia di servizi segreti israeliani, eccetera. Il volo Argo cade e per fortuna non colpì una di queste cisterne. È una bomba, certo. È una bomba in attesa di essere innescata, quella di Venezia. E si addirittura parliamo di anni fa, decine di anni fa, i servizi segreti avevano attentamente vagliato anche questa possibilità da parte di varie entità esterne. Cioè, la bomba che è finita a Bologna poteva essere messa anche là. Certo, ma non per niente, lei ha perfettamente ragione, tanto vero che Marghera e Porto Marghera è considerato un po' un punto, un obiettivo sensibile. Esatto. Quando noi abbiamo avuto quei momenti drammatici di tensione internazionale dovuto a terrorismo internazionale, c'erano effettivamente dei
servizi di sorveglianza sia stradale sia nautico, proprio per a tutela e presidio evidentemente di Porto Marghera. Vabbè, siamo in chiusura, ho visto Settimo Taranto stasera, non dico scioccato perché un politico non lo è, però sicuramente stupito da quello che sta succedendo. Questa sera abbiamo parlato di Venezia, di determinate opere a Venezia che sicuramente non fanno, e l'ho visto un attimino un po'... Sì, lo devo dirlo sul serio, perché che non si prenda in considerazione le diverse tesi contrapposte quando si fanno grandi iniziative, trovo una cosa inaudita. Il discrimine in politica sta proprio in questo, uno se ne assume poi le responsabilità di una setta, ma un dibattito approfondito fino alle estreme conseguenze tra ipotesi diverse è l'elemento di base della responsabilità democratica e anche del buon governo. Tant'è vero che io mi sono convinto, ma non sono il solo, che intanto è finita proprio tutta una fase, guardate, sì, il ciclo è finita, è tutta una fase, proprio è finita, non solo è finita una fase, ma con questi gli arresti di Orsone, la sua liberazione, la richiesta di arresto di Galan e così via, ha dato il via alla campagna elettorale regionale. Guardate, noi lo sottovalutiamo, ma adesso poi ci sarà un po' di pausa del generale Ferragosto che mette tutti tranquilli, compresa la politica. Ma da oggi, poi autunno, comincia, esplode in pieno senso la campagna elettorale che si concluderà nella tarda primavera dell'anno prossimo. Quindi è cominciata la vera campagna elettorale regionale. Quindi le denunce che vengono fatte adesso non sono denunce in astratto, sono denunce su cui poggerà questa campagna elettorale regionale e la scelta di una diversa classe dirigente responsabile. Proprio è una cosa radicale di cui dobbiamo renderci conto, perché è qui insomma la prigionia della politica, ma anche la prigionia degli organi di informazione. Gli organi di informazione sono tutti, non parlo di questa televisione, gli organi grandi di informazione, i giornaloni, sono tutti posseduti da grossi gruppi finanziari, sapete. Certo. Cosa volete? Che vedano le notizie? Ma chi sono? Chi erano i gruppi che avevano fondato il MOSE? Erano gli stessi che portavano i grandi giornali, la grande stampa. Cosa volete che dicessero la verità? Che faceva male a loro? No. Quindi è l'assunzione di una diversa autonomia della politica, una valutazione e una ripresa della programmazione. Per cosa vediamo in queste cose qui? Che finito il grande periodo del riformismo del centro-sinistra, magari con i libri dei sogni del buon Pieraccini, poi la politica non ha più programmato. Si affidava di volta in volta di gruppi di pressione che presentavano mega progetti, autostrade, mega infrastrutture e così via, chiedevano alla politica che li finanziassero, in cambio la politica poi veniva foraggiata. Questo meccanismo qua non funziona più, culturalmente è stato disastroso da tutti i punti di vista, bisogna riprendere una capacità programmatoria e anche una visualità ampia del futuro. Ma poi c'è una classe politica all'altezza di fare proposte, progetti, che non deve c'è. Essere una classe politica visionaria. Che non c'è più. Kraut si chiude perché però la società la costruirà. Ha spiegato il concetto delle navi, voleva dire qualcosa sul MOSE e non l'ha detto. No, perché il blocco sociale che diciamo ha sostenuto questo. Ma non c'è più, la crisi economica ha spazzato via quel blocco sociale, La crisi economica ha spazzato via questo prima, blocco sociale. Non c'è un'innocenza poi del politico, come dice lei. Il politico, ci sono stati i passaggi in cui poteva decidere. Vitella ha parlato dei confronti sui 10 progetti del MOSE che sono stati ignorati, sappiamo che ci sono stati dei momenti, bisogna avere la memoria per queste cose, sappiamo che ci sono stati dei momenti precisi nel 2006, consigli dei ministri, comitatone, c'era un ministro delle infrastrutture che era Di Pietro, c'era un presidente del consiglio che era Prodi, è stata presa la decisione in un certo modo, è tutto scritto. Certo. Quindi in quei momenti c'era tutto, c'è una enorme responsabilità della politica, la politica non può restare fuori da questa questione. Ma quello che volevo dire invece era per la campagna elettorale. Il blocco sociale è radicato fino nel midollo della città. Quando noi parliamo delle partecipate, quando parliamo degli stipendi dei manager, dei dirigenti, e giù, e giù, e giù, quando parliamo di debito pro capite, parliamo di un blocco sociale
che anche se togli diciamo il vertice rimane sempre quello lì, rimane sempre finché non si fa, non mica l'ha cambiato però finché non si fa un'opera di bonifica a partire anche da certi meccanismi esprimerà sempre lo stesso risultato questo sistema. Quindi il grosso problema è che non c'è una classe dirigente che possa ricambiarlo. Chiudiamo, credo che questa sera sia stata una puntata molto interessante anche per i nostri telespettatori, perché hanno capito tante cose che prima magari non sapevano proprio in virtù degli ospiti che avevamo questa sera. Speriamo che poi da lunedì i consiglieri regionali riescano anche a riportare in regione quello che è stato discusso questa sera con magari un risultato positivo. Grazie ingegnere d'Italia di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a Settimo Gottardo. Grazie a Vittorio Bonaccini, davvero, grazie a Luciano Clout, a Pietrangelo Pettenò e a Antonino Pipitore, davvero grazie a tutti. Grazie professor Mano Case. Grazie a lei Giorgio. Noi ci vediamo lunedì con la programmazione del gruppo TV7, venerdì prossimo con TV7 Match. Buonanotte a tutti. Buonanotte.